Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori, nuovo appuntamento con l'informazione. Minerali clandestini, il vero volto del tuo smartphone. Al via d'Arezzo la mostra che richiama l'attenzione su un tipo di economia priva di etica che si occupa dell'estrazione dei minerali utilizzati nell'industria elettronica. I minerali utilizzati nella realizzazione degli apparecchi tecnologici che quotidianamente adoperiamo, dove vengono estratti e quali processi di lavorazione subiscono? Attraverso quali percorsi cellulari, tablet o televisori giungono fino a noi? Che cosa si nasconde dietro a questi prodotti? A queste domande tenta di dare risposta la mostra Minerali clandestini, il vero volto del tuo smartphone. L'esposizione, promossa dal centro missionario della diocesi di Arezzo Cortona e Sansepolcro, in collaborazione con la Fondazione Migrantes e la Caritas diocesana, vuole richiamare l'attenzione su un tipo di economia priva di etica che, in paesi come il Congo, si occupa dell'estrazione dei minerali indispensabili all'industria informatica e aerospaziale. La mostra nasce da una compartecipazione dell'associazione Chiamano Africa e dell'associazione Mungano, che si occupa nello specifico di una zona del Kivu, che è una zona congolese in cui si trova la maggior parte dei minerali per l'alta tecnologia, e nasce proprio con questo intento di denunciare in Europa quello che sta succedendo in Africa, perché nel caso del Congo non si tratta di un'Africa povera, ma si tratta di un'Africa impoverita. La gente vive con 1 o 2 dollari al giorno, ma letteralmente marcia sull'oro. E quindi ci interessava farci portavoce delle immense sofferenze di questa popolazione, che dal 94 a oggi ha avuto più di 8 milioni di morti. La maggior parte sono civili, una gran quantità di bambini soldato, le donne con la violenza di genere, che sono diventate vittime di questi aspetti di violenza di genere. E in è notizia di questi giorni il premio Nobel per la pace al ginecologo Denis Mukwege, che appunto si occupa del recupero delle donne dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista psicologico, del recupero delle donne vittime di violenza. La mostra sarà visitabile ad ingresso libero fino al 28 ottobre, dalle 16 alle 19, presso il Salone degli Archi della Basilica di San Francesco ad Arezzo. Il vero obiettivo in realtà non sono i minerali, ma far conoscere alla gente le gravi diseguaglianze che ci sono nei confronti dell'Africa e l'impoverimento dell'Africa a causa del prendere, del recuperare in modo illegale i minerali per utilizzarli per la tecnologia da parte delle multinazionali e non solo. È in programma sabato 27 ottobre alle 16:30 all'Oratorio di San Francesco, nel centro storico di Bibbiena, un incontro sulla cura della casa comune e la responsabilità per l'ambiente nella Laudato Si'. Durante l'incontro verrà trattato anche il tema sorveglianza nell'evoluzione del paesaggio del Casentino. L'iniziativa, organizzata da Caritas Bibbiena, zona Casentino, in collaborazione con la Confraternita delle Sante Stimmate di San Francesco, avrà per relatori Ciro Amato, delegato della Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro, e il tenente colonnello Marco Mencucci del reparto Carabinieri del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Buone notizie per chi vuole ristrutturare casa, ma anche per chi intende comprare mobili o elettrodomestici o rendere la propria abitazione più efficiente dal punto di vista energetico e dunque cambiare caldaia o mettere tende o cambiare infissi. Ci sarà infatti un anno di proroga per il bonus mobili del 50% e ci sarà la conferma di tutto il blocco delle altre detrazioni per la casa. Sopravvivono quindi sia il bonus ristrutturazioni del 50% che l'eco bonus con il doppio binario del 50% e del 65%. A darne notizia sono Leonardo Fabbroni e Claudio Francesconi, rispettivamente presidenti di Confartigianato Legno e Confartigianato Arredo. E in chiusura del nostro telegiornale veniamo al nostro focus di oggi, la Toscana in cammino verso le altre regioni. Nel nostro approfondimento approfondiamo la 2 giorni di riflessione sui cammini all'Abbazia di Spineto a Sarteano. Grazie per l'attenzione e buona visione. Dottor Maglioli, al termine di queste 2 giornate di studio nella splendida Abbazia di Spineto, un'autentica scoperta, un ulteriore gioiello del nostro territorio, quali considerazioni sui cammini in Toscana? Ma io la prima considerazione è questa: quando noi abbiamo deciso di organizzare queste 2 giornate,
abbiamo pensato che forse c'erano tanti punti di diversità fra i vari cammini, le varie regioni, le varie realtà che si sono spontaneamente create sui territori. In realtà abbiamo visto che c'è molti più punti di convergenza che di quanti siano i punti di, diciamo, di dissenso o di differenza, e su questo dobbiamo lavorare. Io credo che questo sia il primo passo per costruire davvero un mondo dei cammini dell'Italia centrale che ci permetta non solo di essere uno strumento turistico e di promozione turistica, ma anche un momento di grande rivalutazione culturale di tutte quelle realtà minori e di tutte quelle realtà che sono state in qualche modo escluse dai grandi flussi anche di comunicazione o di interesse turistico. È l'inizio forse di un'idea, di un progetto che può valere essere veramente strategico per il nostro paese. Molto interessante difatti la Toscana e le altre regioni, quindi la Toscana che non è più semplicemente autoreferenziale dei tanti enormi cammini, splendidi cammini, ma vuole collaborare con gli altri, perché il cammino è un percorso, è un incontro di territori e di persone soprattutto. Sicuramente per due motivi. Il primo perché non abbiamo niente da temere da un confronto di realtà che sono anche diverse e che fanno vedere la storia del nostro paese in maniera diversa. Ogni regione si è sviluppata, ha creato nel tempo anche modi diversi di approcciarsi. Il secondo perché se il cammino per definizione è superamento delle barriere, non può esserci le barriere amministrative o quelle identitarie a essere l'elemento che differenzia il cammino. Il cammino per sua definizione è libero e come tale deve essere da questo punto di vista mantenuto e valutato, per cui benissimo insieme alle altre regioni, e crediamo che questo sia solo il primo passo di un lavoro comune. Quali ostacoli ci possono ancora essere a suo avviso per rendere sempre più fruibile tutto questo? Esistono ostacoli di tipo burocratico, culturale, quindi di mentalità o altro ancora? Ma io credo che da un lato ci sia sempre il dovere che la parte pubblica sia convinta di quello che sta facendo, quindi se tutte le regioni, i comuni attraversati da questi cammini hanno un sentire comune, io credo che un gran passo avanti si sia realizzato, e questo è il primo elemento, perché bene o male gli enti locali hanno dei poteri rispetto ai territori e quindi come tali devono avere l'attenzione verso i cammini che è necessario perché non si svilisca il prodotto. Dall'altro è anche vero che dobbiamo trovare l'idea di offrire al pellegrino un'esperienza che si basa su dei valori basici simili. Questo perché l'unica cosa che dobbiamo cercare di evitare è che arrivi una comunicazione contraria ai cammini, nel quale si dice non si identificano, non si trovano, i servizi sono diversi, nettamente diversi da una parte all'altra, non trovo comunità che mi accolgono e comunità che non mi accolgono. Questo è quello che dobbiamo superare. È un lavoro in parte culturale, ma in parte anche direttamente amministrativo, e su questo bisogna lavorare tutti insieme.